Buongiorno amici di Radici di Vino, oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica e noi facciamo festa in vigna. Siamo in Friuli e sono venuto a stalkerare una squadra di grandi professionisti, innestatori a Gemma, e sono qua con il capo squadra Fabrizio, che adesso vi mostrerà come si fa questo lavoro. È un lavoro molto di precisione perché le piante poi devono attecchire tutte le gemme, quindi è un lavoro che fanno solo professionisti che ne fanno migliaia al giorno. Quindi adesso lascio la parola a lui, vi spiega un attimo che cosa sta facendo. Sì, ciao. Ah, questa è una gemma estratta da una Marte Di Merlot. estratta così. Questa è la Marte di Merlot. Prima taglio. Voilà. Questa liscia, piatta. Ok. Questa è la pianta. Un'incisione a T. Un colpetto di segheta per limitare l'afflusso di linfa che sennò la ingloba. Invece così fa il caldo, si salda bene la gemma e poi questa gemma tra 20-25 giorni inizia a schiudersi. E da qua ti costruisci la pianta nuova. Questo è un cambio varietale da Refosco, si passa a Merlot. Fabrizio poco fa mi spiegava che quando scelgono le gemme osservano anche la qualità del cambio, che deve essere appunto di un verde brillante, perché così abbiamo la garanzia che attecchisca bene la gemma. E quello che avete visto adesso è un innesto a T-bud. Che è differente rispetto al chip bud, che prevede un'incisione a C, appunto. E questo tipo di innesto si può effettuare, mi spiegava adesso Fabrizio, solo circa 3 settimane all'anno, perché il motivo è che il cambio si deve aprire bene sotto la buccia della vite, e questa giusta apertura sia per un breve periodo nell'anno, nella fase di tra la prefioritura e la fioritura, giusto? Ho detto bene? Per il resto della primavera, perché questo tipo di innesto a gemma si fa solo in primavera, si utilizza il chip bud, che è comunque un innesto efficace, un po' meno rispetto al T-Bud, però permette comunque di fare questo tipo di innesto, i quali vantaggi sono appunto il fatto che, avendo un afflusso di linfa, non si forma un cono di disseccamento, e la pianta quindi attecchisce subito senza avere ferite, e che poi possono compromettere la pianta in futuro, e possono essere anche ingresso di mal dell'esca o di altri patogeni. Quindi questo è l'innesto più efficace, soprattutto per impianti che sono quelli che interessano a noi, che devono durare oltre i 30 anni, ben oltre i 30 anni. Perché, come diceva giustamente anche Fabrizio, un'uva di qualità inizia a essere interessante a partire da
almeno 20 anni, diciamo, dai, siamo un po' più generosi. Lui ha detto 30 anni, comunque dai 20 anni in su. E queste garanzie quindi vengono da sicuramente questo tipo di pratica, che qua abbiamo visto un sovrainnesto sulla vitis vinifera, quindi è un passaggio da Re Fosco a Merlot, però loro lavorano tanto sul portinnesto americano. Nel nuovo impianto si mette giù la vite americana, la si fa radicare bene e si fa sviluppare un fusto del diametro di circa 30 mm, poi gli si innesta la vitis vinifera. Quindi diciamo che si perde un po' più di tempo, perché l'innesto lo si fa quindi il terzo anno, giusto? Sì, dipende solo esclusivamente dal diametro. Dipende dal diametro del fusto che vogliamo raggiungere. Comunque deve avere quel tipo di diametro lì per fare l'innesto giusto. E in più dopo bisogna aspettare comunque la produzione. L'anno dopo l'innesto inizia subito a produrre, Sì. piantando in americana, selezionato in base al calibro, quindi vai a impiantare viti con l'americano che abbia già un calibro accettabile, riesce a innestare magari anche il secondo anno, Ok. e quindi il terzo anno avere già più produzione rispetto a un terzo anno di una barbatella. Ci sono poi casi invece in cui è difficile far prendere diametro al portinnesto, e magari innesti anche addirittura al quarto, quindi magari perdi un anno. Quindi a seconda dei casi puoi guadagnare un anno o farne due. Non è detto, no. Non c'è una regola fissa. Ok, questo è il motivo per cui mi muovo e giro, perché vado a cercare persone che abbiano più esperienza di me, che possono parlare poi in maniera più sensata di cose di cui sono esperti. Quindi diciamo che, appunto, come dice Fabrizio, dipende dai casi. L'importante è valutare bene il diametro giusto del portinnesto, e poi che ci siano dei professionisti che facciano questo lavoro, perché, come dicevo, è un lavoro delicato e loro sono esperti in questo, e devo dire che sono anche molto veloci, perché vanno veramente a palla, come si dice dalle nostre parti. Quindi, come vi faccio rivedere un po' la preparazione delle gemme. Andate. Sparita nella camicia. Vedete che deve essere sottile e pari, dicevamo, vero? Il taglio. Lo scudetto deve essere pari perché il cambio Sì, per attecchisca questa bene. bugiante. Sì. Ecco qua. Ecco, questo è lo scudetto ideale, diciamo. Vediamo un attimo la chip, così vedete anche questo. Qua ho messo sempre di lato, non in centro, per lasciare il contatto col cambio, che quindi tocca qua sotto e qua di lato. E qua non si scollava la T, si scollava Ok, male. quindi rispetto alla T va messo di lato per collegare i due cambi. Ok. Sì. Sulle piante grosse, su una pianta piccola si riesce a fare. Che rimane l'incisione rimane identica alla gemma, e allora tocca per due le parti anche Fondamentale anche questo giro con questa sorta di teflon, sempre, no? la cipria. Una sorta di Una teflon, sorta, una sì. sorta di teflon, però va benissimo, andrebbe benissimo anche la raffia Ah, ok. naturale bagnata, solo Perfetto. che è molto più lunga da mettere. Quindi dopo quel teflon lì va eliminato. Dopo 2 anni. Le marze vanno preparate prima, durante la potatura invernale, la potatura secca, e
vanno conservate in un luogo fresco, temperatura costante e umido e al buio, in maniera tale che non germogliano. Quindi generalmente il modo ideale per conservarle è una cella a frigo a 4 gradi, benissimo, e in un sacco di torba, quindi basta un Quindi sacco. va bene sacchi di plastica nera, spazzatura con della carta di giornale inumidita. Anche l'aiuta può andare bene. Ok, quindi l'importante è che ci sia la temperatura di 4 gradi e una giusta umidità, Sì, giusto? non troppo bagnate. Non troppo, ma neanche troppo secco, perché sennò si secca il materiale legnoso, giusto? Altrimenti c'è chi le conserva anche sottoterra, e appunto, so io, appunto dei sacchi riempiti con la torba per isolarle, però come diceva giustamente Fabrizio, comunque si possono conservare così fino a inizio primavera, perché poi dopo le temperature si alzano troppo e il materiale poi si asciuga troppo, si secca a temperature più alte, troppo alte, giusto? Sì, poi anche le quantità. Sì. Mettere 20.000 gemme sottoterra è un conto, metterne 50 per farsi le piante per sé è un altro. Certo. Voi quindi vi preparate anche il materiale voi stessi o lo chiedete sempre all'azienda dove andate? No, normalmente l'azienda se le prepara o le prende in usaio. E voi come fate per avere la certezza che quando arrivate ci sia il materiale giusto? Non ce l'abbiamo. Non ce l'avete? Arriviamo in azienda, controlliamo il materiale, se è buono lavoriamo, se no ce ne E capita? spesso e volentieri. Sì, però diciamo che sta negli interessi, totalmente negli interessi dell'azienda, preparare un materiale idoneo Sì. all'innesto. Stiamo facendo un reinnesto, quindi c'è già la pianta formata, ci sono già le radici che saranno andate, avranno già esplorato il terreno, quindi facendo un buon lavoro di innesto la pianta cresce bene, attecchisce bene, non dovrebbe avere problemi in questo caso qua, no? No, Però il vantaggio di innestare gemma sul portinnesto è proprio il fatto che la vite americana ha la possibilità di accrescere il proprio apparato radicale senza avere, diciamo, lo sforzo, tra virgolette, di far sviluppare anche la vite americana sopra, quindi si concentra sulla radicazione e questo poi porta a un vantaggio successivamente, perché poi quando noi andiamo a innestare la vite sfinifera si sviluppa subito bene e ha anche meno problemi di carenze di nutrienti, di siccità, dovuti alla siccità. Qua si vede la qualità che la viticoltura è remunerativa, perché il primo attore che vedo passare è un Fendt, quindi è un bel segnale. Ok, stavo dicendo che appunto con il cambiamento climatico avere questa attenzione, lavorare in questo modo qua con l'innesto gemma ha ancora più senso per garantire lo sviluppo delle nostre piantine, delle nostre barbatelle e anche la longevità nel tempo, senza dover utilizzare neanche impianti di irrigazione o fertirrigazione, che insomma sono aspetti di agronomia che ci interessano meno, soprattutto per fare viticoltura di qualità. Quando si taglia bisogna lasciare un unico tiralinfa per far sì che attecchisca bene e parta bene la gemma, ok? Quindi si fa l'innesto e poi dopo si passa a tagliare tutti gli altri germogli, se ne lascia solo uno da tiralinfa. Dimenticavo, i coltellini da innesto. Loro ne hanno di due tipi, questo perché? Perché uno serve per creare la gemma, lo scudetto, e l'altro per incidere il fusto, quindi sono simili ma hanno delle affilature differenti, ok? Che uno deve fare un taglio più grosso, più grossolano per incidere il fusto, e l'altro invece deve fare anche un taglio più fine per tagliare e rifilare lo scudetto della gemma. Le
Le marze, gli innestatori ce le preparano quindi la sera prima perché così osservano la qualità delle marze, scelgono quelle con le gemme più belle e le tagliano già a pezzettini della dimensione giusta per portarsele dietro. Quindi loro si creano questa cassettina qua che vi faccio vedere con a bagno, le mettono la sera prima a bagno nell'acqua. E poi se le portano dietro in questa cassettina con uno straccio bagnato per tenerle coperte, in maniera tale che anche durante la giornata le marze non si secchino, ok? Si mantengono umide e le gemme turgide. L'esperienza volge al termine e ringrazio Fabrizio, il caposquadra di World Wild Vineyard che mi ha ospitato e mi ha fatto vedere cosa significa innestare a gemma e tutto quello che riguarda questo tipo di lavoro e anche ringrazio anche i ragazzi argentini che fanno parte della squadra e pensate che ci sono alcuni che fanno questo lavoro da 20 anni e oltre e a loro volta i loro genitori e i loro nonni facevano questo lavoro, quindi è un lavoro che si sono tramandati di generazione in generazione. E addirittura un ragazzo mi spiegava che, essendo di famiglia molto povera, grazie a questo lavoro ha avuto la possibilità di visitare anche tante città, europee e del mondo, che se non avesse fatto questo lavoro non si sarebbe potuto permettere di visitare, quindi è molto felice di fare questo mestiere e di girare il mondo. E quindi è stata una bellissima esperienza anche di conoscenza. Spero che questo video ti sia stato utile. Ci vediamo al prossimo video e non dimenticare di mettere un like alle pagine Instagram e Facebook e di iscriverti al canale YouTube Radici di Vino. Ciao!